Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione su AutoCAD. Oggi andremo a vedere come quotare una pianta. Innanzitutto, che cos'è una pianta? Una pianta non è altro che una sezione orizzontale ottenuta dal taglio di un oggetto architettonico ad un'altezza che oscilla tra 1 metro e 1,50 m, per annotare anche eventuali porte e finestre. Nella nostra pianta avremo parti sezionate e parti in proiezione. Le parti sezionate hanno uno spessore più marcato, mentre quella in proiezione uno spessore meno marcato. Andiamo a definire questa simbologia. Questo simbolo ci va a indicare la quota altimetrica della nostra pianta, ovvero a che quota si trova rispetto al nostro piano di riferimento, che di solito è quello esterno. Mentre quest'altra simbologia ci indica l'altezza della nostra pianta, ovvero l'altezza dell'interpiano. In questo caso è di 3 metri. Cosa significa quotare una pianta? Quotare una pianta significa misurarla, quindi andare a indicare le dimensioni della nostra pianta. E noi abbiamo il nostro sistema di quotatura che si divide in quotature architettoniche esterne, quotature architettoniche interne e quotature architettoniche modulari. Le quotature architettoniche esterne sono quelle là che misurano la pianta nei suoi vertici esterni, ovvero da questo punto a questo punto, e vengono definite anche quote totali. Poi abbiamo le quote architettoniche interne che misurano la larghezza e la lunghezza del nostro ambiente. In questo caso del soggiorno andiamo a misurare la larghezza e la lunghezza. Poi dopodiché abbiamo le quotature architettoniche modulari che misurano la distanza tra un componente e l'altro della nostra pianta. Ad esempio, su questo lato abbiamo le pareti murarie e le nostre finestre. Quindi, in questo caso andremo a quotare in questo modo, dal vertice fino al centro della nostra finestra. Poi, dalla finestra, al centro della finestra, fino al centro dell'altra finestra. E così avremo la dimensione totale in questo lato. Poi, dopo, come facciamo a sapere le dimensioni della finestra? Noi qui in questo caso basta misurarla così, però una volta stampato il disegno bisogna usare una simbologia corretta. In questo caso, allora, dobbiamo fare così. Andiamo a quotare in mezzeria, dopodiché andiamo a spostare la linea di estensione e andiamo a modificare anche il testo. Abbiamo detto che era largo 1,20 m e la sua altezza era 1,50 m. Ecco qua, questa è la simbologia corretta per andare a quotare una finestra. Molti di voi si stanno chiedendo perché abbia scritto 1,50 m, ovvero l'altezza della finestra deve essere 1,50 m, perché la superficie di illuminazione della nostra finestra deve essere un ottavo della superficie del nostro ambiente, in modo da avere un'ottima illuminazione. Quindi, avendo fatto questo calcolo in precedenza,
ho potuto riscontrare che la quadratura ideale della nostra finestra doveva essere 1,20 m di larghezza per 1,50 m in altezza. Lo stesso discorso che abbiamo fatto per le finestre vale anche per le porte, ovvero anche le porte devono avere la propria simbologia. In questo caso io già l'ho fatto in precedenza con una porta di 80 cm e un'altezza minima di 2,20 m. È stato anche più facile perché bastava andare a prendere il testo e andare a scrivere le misure in modo frazionario. Nella parte superiore andremo a scrivere la larghezza della porta e nella parte inferiore l'altezza della porta, in questo caso 2,20 m, perché è l'altezza minima secondo la norma. Dopodiché, una volta fatto questo, non andremo a fare altro che a misurare le superfici degli altri vani, delle finestre e delle altre porte. Il gioco è fatto e la nostra pianta è quotata. Ok ragazzi, per questa lezione è tutto. Noi ci vediamo alla prossima lezione per passare da così a così. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se avete dei dubbi o chiarimenti basta che mi scrivete. Ok, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!